Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo perché vi farò, come avete visto ovviamente dal titolo, cercherò di fare un tutorial con voi della tecnica wire. Come sapete, tempo fa la BB Craft mi ha inviato dei materiali del filo da wire e io ho già sviluppato un piccolo progettino. Oggi andremo a fare quest'altro insieme, sempre ovviamente un orecchino perché gli orecchini sono la cosa che amo, anche perché i ciondoli mi vengono certi bagarospi, ecco la differenza, quindi diciamo che restiamo sugli orecchini, che è meglio. Allora andremo a fare insieme questo orecchino. E ovviamente se il video vi piace condividetelo, lasciatemi un like. E fatemi sapere che ne pensate con un piccolo commentino se vi va di vedere qualche altro tutorial proprio facile di wire, perché anche questo, ragazze, io sono obiettiva, l'ho fatto, lo condivido, ma è pieno di imperfezioni. Ma ovviamente io lo faccio a livello amatoriale, non sono un'insegnante e condivido quello che mi piace. Sicuramente tra 2 o 3 anni sarò migliorata. Però, visto che sono ai primi approcci ed ho avuto la barbara idea di farmi inviare dei fili per il wire, devo ovviamente fare qualcosa per l'azienda e ho cercato di fare il massimo per quelle che sono le mie possibilità. Quindi questo è l'orecchino. Adesso vi dico cosa ci serve. Ci servirà un pezzo di filo di quello più spesso, che è da 1 da 10 centimetri. Dopodiché con un pennarello vi segnerete la parte centrale per effettuare la prima piegatura. E poi ci servirà un altro pezzetto, che è questo, che sarà invece di 5 centimetri, che poi noi andremo a piegare. Quindi ci servirà veramente, veramente, anche l'altro poco pezzo. Questo materiale. centrale ci servirà sempre ovviamente da 1 mm, mentre invece stesso per la monachella, io faccio delle monachelle molto piccole, quindi 5 centimetri in questo caso perché l'orecchino è molto lungo, e poi ovviamente ci servirà anche il filo, quello un po' più spesso, che è da 5, da 0,5, per fare ovviamente, diciamo, la nostra tessitura. Io non sono molto brava, però, come si dice, sbagliando si impara. E poi ovviamente ci servirà un piccolissimo elemento di questi, che sono dei castoncini da 8 mm. Ovviamente questo è fatto, è la dimensione giusta per questo centrale, ma voi al centro potete metterci anche una perla, uno Swarovski, quello che volete. A me questo piaceva e quindi ce Andiamo l'ho a prendere il messo. centro del nostro filo, quindi a 5 centimetri perché era da 10, e vado semplicemente con la mia pinza. Ovviamente ci servono tutte le pinze per il No, wire, mi sa questa che l'ho pinza, ho dimenticato dimenticato di di dire. dirlo. Pinza piatta, pinza a punte tonde, ci servirà la tronchesina, ci servirà un martelletto. Ovviamente ci servirà anche l'incudine e ci servirà una di queste pinze. Queste ci servono per forza. Vado a prendere questa pinza e vado a dividere proprio in due la parte di filo da 10 centimetri. Della pinza non utilizzerò la parte piccola piccola, ma quest'altra, quindi vado semplicemente in questo modo e piego così. Ecco, in questo modo. Adesso ad una distanza di, che non mi ricordo, ah sì, adesso mi sono ricordata. Di 3 centimetri, quindi praticamente dalla base, avrei dovuto dirvelo prima, mi sono distratta, dalla punta dovete segnare 2 centimetri, ok? Qui e qui, vedete? 2 centimetri, perché praticamente qui
Da qui a salire andiamo a fare la nostra tessitura. Quindi adesso, vedete, io stringo un pochino, poi dopo con le mani cercherò insomma di raddrizzare e vado a prendere un filo di quello da 0,5. Io prendo sempre pezzettini da 10 centimetri, probabilmente farò tanto spreco, ma non fa niente perché non sono tanto brava, quindi ho bisogno di più filo per riuscire a fare questa tessitura semplice. Io ho fatto in tutto da questo lato 6 giri, quindi cosa fa cosa? Piego proprio bene bene un lato in questo modo e vado qui e tengo e io andrò a fare proprio la tessitura sopra a questa parte. Quindi ovviamente le prime saranno sempre un pochino più difficili perché vanno insomma fissate, però poi mano a mano dovrebbe, dico dovrebbe perché non si sa, dovrebbe la situazione migliorare. Quindi tiro un poco, appiattisco, stringo e continuo. Ok, appiattisco. Stringo, insomma, le avvicino e le appiattisco in questo modo. Faccio così, in questo modo, fino a completare 6 giri. Voi vedrete praticamente 6 barrette. Quindi proseguite, proseguo anche Alla io. fine, Quando avrete completato i 6 fili, andate sul retro e ovviamente tagliate il filo in eccesso. Alzo un pochino e taglio. Taglio anche l'altro lato e poi appiattisco ben benino perché il filo ovviamente non ci deve assolutamente graffiare. Quindi ok, ora vado a prendere l'altro orecchino. E vediamo se più o meno ok, mi trovo la stessa altezza di tessitura. Dopodiché vado e vedete che qui si è spostato leggermente, quindi pareggio i due lembi per fare insomma due riccioli uguali da ambo i lati. Divarico un pochino e poi qui viene ovviamente la parte sempre un po' più ostica, fare i nostri fantastici ricciolini, cercando insomma di farli la maniera più carina possibile. Ok, quindi vado, io vado molto semplicemente, poi figurati con la camera davanti non lo so che verrà fuori, però comunque tenete ferma questa parte, ok? Devo girare ancora un pochino, prendo insomma l'altro lato così e faccio ovviamente un breve confronto più o meno e faccio ovviamente la stessa cosa dall'altro lato. Tu cosa c'entri? Quindi vado e faccio anche l'altro lato. Allora, ho realizzato l'altro lato, ovviamente adesso vado un po' a sistemare qui perché questa punta non mi piace. Ovviamente quando voi decidete di realizzare un orecchino, vi consiglio di fare tutti i pezzi insieme e poi piano piano li confrontate, vedete? Cioè fate in questo modo, quindi fate prima i vari pezzi che compongono e poi dopo li assemblate, così almeno siete sicuri che il pezzo insomma vi riesca. Io ovviamente non l'ho fatto perché in realtà avevo fatto degli altri esperimenti andati a male. E quindi alla fine non l'ho fatto. Adesso procediamo facendo la seconda parte, che è questa in Vi basso. consiglio di andare con il martello e l'incudine a dare qualche colpetto qui in questi punti, una volta che insomma siete soddisfatte della forma che avete realizzato, andate a dare qualche colpetto per fissare ed indurire il metallo, perché il rame ovviamente martellando si irrigidisce e quindi conferisce maggiore sicurezza nel movimento. Ora dicevo, io lo vado a fare dopo, dicevo prendete il vostro pezzetto, il secondo pezzetto che abbiamo preparato,
che è di 6 centimetri e vado a segnarmi il centro, ok? Quindi a 3 centimetri, dopodiché prendo la pinza, sfrutto questa volta l'anellino più piccino e mi allineo perfettamente in questo modo. Quindi vado a prendere il mio centro e vado proprio in questo modo. E vado a congiungere i due lati e a creare questa curvatura. Dopodiché i ricciolini, anziché all'esterno, questa volta andranno fatti verso l'interno. Adesso, come vedete, i nostri ricciolini, anziché andare all'infuori, saranno verso l'interno. Quindi prendo semplicemente i due lembi e vado a fare un riccioletto. Questa volta utilizzerò la pinza, quella conica, che ha la punta più stretta, e il mio primo riccioletto lo chiuderò completamente in questo modo. Vado, faccio la stessa cosa anche dall'altro lato, dopodiché vado a confrontare con l'altra mia parte. Ovviamente, come già vi ho detto prima, quando decidete di realizzare degli orecchini e vi servono dei pezzi doppiati, preparatevi prima i due pezzi e poi proseguite. Adesso io prendo la pinza e vado leggermente ad appiattire e vado a prendere il mio pezzo. Come vedete, si vede dal confronto, questo è leggermente più chiuso, quindi procedo in questo modo. Vado leggermente a girare con la mia pinza, questa che ha le punte di plastica, vedete, per non creare problemi. Vado a sovrapporre e vado a vedere se questo funziona. Abolito il primo tentativo in cui volevo mettere in questo modo due pezzi simili, ho deciso di fare un unico pezzo, ovviamente, perché è più facile per me ed anche per voi. Quindi alla fine ho deciso di mettere un unico pezzo. Adesso vado a martellare e poi andrò ad unire i due pezzi. Dopo qualche martellatina, diciamo che il nostro pezzo va un pochino meglio, perlomeno è un po' più stabile, in modo da poterlo andare ad agganciare all'altro pezzetto. Ovviamente, per agganciarlo all'altro pezzetto vado ad utilizzare il filo, quello più sottile, da 0,5. Io ovviamente non ho la manualità di quelle che fanno wire, quindi a modo mio, insomma, ci provo. Dovrei cercare di posizionarlo in questo modo. Chissà. Ovviamente la parte più complicata è proprio quella di unione. Vabbè, avevo ripreso delle parti, però ovviamente sono andate perse. Sopra sfrutto l'apertura per passare con il filo, sotto invece cerco di aiutarmi in questo modo e con le pinze tiro. In questo modo, ovviamente, prima di fissare e di pizzicare, non ci fate caso, è Martina che si esercita con l'ukulele, sta imparando a suonare e a cantare. L'ukulele è uno strumento tipo chitarra, mandolino, così. Quindi vedete, vado a fare questo passaggio e cerco di fare 2-3 giri per fissare e poi con la pinza stringo su e giù. Non è una cosa molto molto facile da mostrare in video, specialmente per chi come me non è per niente esperta, però insomma è chiaro. Io col filo qui passo all'esterno, vedete, del mio cappietto e passo invece da su attraverso questa apertura. Faccio un ultimo passaggio in questo modo, cercando sempre di tenere ferme le due parti, attenzione a non pungervi. Sembra una cosa facile, ma assolutamente non lo è, credetemi. Ok,
e vado a fare l'ultimo passaggio qui attorno, poi stringo un po', ovviamente poi il filo in eccesso lo andrò a tagliare. Quindi taglio questa parte qui, vedete, e cerco di farla, tra virgolette, e poi vado anche sul retro. Martina che continua a cantare. Vabbè, non c'è bisogno del sottofondo musicale. Vedete? Nel massimo, ma insomma può andare. Quindi taglio e vado con le pinze, vado anche con queste, vado a sistemare e a stringere bene bene. Ora l'operazione che abbiamo fatto per sommi capi da questo lato. Mi aiuto anche un po' con le pinze tonde per girare questa piccolo piccolo, vedete? Questa piccola parte. So che voi non vedete quasi niente, però vi assicuro che c'è un pezzetto che sporge, cerco di girarlo all'interno. Ok, ora quello che ho fatto da questo lato ovviamente lo faccio anche dall'altro, quindi faccio questi quattro giri e poi cerco di fissare tutto al meglio. Ok, diciamo che il secondo lato ci ho messo un po' meno tempo del primo, ho trovato il metodo e adesso andiamo a vedere qualcosa da mettere qui in fondo oppure qui al centro. Ancora ci devo pensare. Che dite, l'orecchino meglio così? Quindi con qualcosa di piccolo e qui la monachella con una pietra o viceversa. Bah, chi lo sa. Oh, alla fine avrei deciso di fissare a questo elemento questo chaton, rivoli, insomma, di quelli già incastonati, vedete? E di andarlo a fissare con il filo. Lo so che l'incastonatura è oro, io adesso ho fatto l'elemento rame, però diciamo che mi piace molto e appena insomma mi arriverà l'ottone, diciamo che questi con l'ottone, con il color ottone, perché adesso ne ho solo una dimensione, sicuramente è fattibile. Io adesso lo vado a mettere, tanto lo terrò per me e mi piace molto. Altrimenti possiamo provare un bel cristallo Swarovski, una bella sfera Swarovski. Allora, ho Da provato oro. varie opzioni di perle e quant'altro, però alla fine quello che mi piace di più è questo. Quindi io ci metto questo, voi potete fissare quello che volete. Vedete che io ho passato un pezzetto di filo da questo lato e adesso ovviamente questo poi è perfetto, vedete? Per questa larghezza, quindi vedete che questo è il filo. E io adesso semplicemente si fa sempre per dire, vado a fissarmi questa parte. Mi aiuterò ovviamente sempre con le mie pinze e andrò a girare qui attorno, insomma, alla mia base, tra virgolette, realizzata in wire e vado a tirare, quindi a fare qualche giro. Per fissare il tutto, sempre con molta cautela, tiro e fisso e faccio un paio di giri. Non so se si vede quello che sto facendo, penso di sì. Quindi un paio di giri, vado sia da un lato, ovviamente poi taglio sul retro, taglio qui e schiaccio. E faccio, vedete, la prima parte quindi è fissata e faccio la stessa cosa anche da quest'altro lato. È inutile, insomma, che ripeto lo stesso passaggio. Ok, fatto anche l'altro. Adesso ovviamente vado e fisso anche la parte superiore allo stesso modo. Ovviamente in questo caso entrerò
con molta molta calma in questa asolina qui. Allora, adesso ho infilato l'altro filo e cerco di collegarmi ovviamente alla parte superiore. Faccio passare il mio filo, vedete, qui dall'alto e poi sempre con l'aiuto delle mani e delle pinze giro attorno alla mia asolina in questo modo, vedete? E tiro e quindi faccio un paio di giri qui intorno a questa asolina. Dopo aver effettuato due giri, vado sul retro ovviamente e taglio, anche perché non ho tantissimo spazio in questo punto e quindi vado, stringo e adesso vado dall'altro lato e faccio la stessa identica cosa. Quindi prima di tutto passo attraverso l'asolina, questa laterale. E dopodiché spunto al centro, ovviamente sfrutto questo spazio centrale per girare attorno alla mia asolina in questo modo, vedete? Ok, e anche in questo caso faccio un altro giro. Eccolo qui il nostro piccolo modulino. Adesso realizzerò una piccola monachella, ma veramente di quelle piccole, e poi vedrò casomai se metterci qualcosa in fondo oppure lasciarlo semplicemente così, che lo trovo sinceramente carino ed elegante. Insomma, lo trovo carino, un elegant wire, chiamiamolo così. Ora la nostra monachella, adesso prendo una pinza e vado insomma ad aprire. Come vedete, l'orecchino potrebbe anche essere portato in questo modo. Sta veramente a voi. Io penso che lo monterò così, cioè mettendo la parte più lunga in basso e il grigo fatto così. Vado a chiudere benvenino. E ovviamente penso che questi strass li troviate anche sul sito della BB Craft. Io non, sinceramente non mi ricordo, però insomma c'hanno tanti di quei prodotti. Poi qui al centro potete mettere quelli che volete. Il nostro Qui orecchino è finito, è molto semplice anche questo, ma ovviamente non posso fare progetti più elaborati perché ovviamente non faccio wire da tanto e facevo cose completamente diverse. Questo è un wire più pensato e più ragionato. Allora, fatemi sapere ovviamente che ne pensate. Adesso io vado e procedo col fare l'altro e ovviamente se vi fa piacere lasciatemi un like. Ovviamente qua in basso potete appenderci qualsiasi cosa e questo potrebbe anche essere usato come piccolo pendente perché comunque non è proprio piccino, è circa, vedete, 5 centimetri, quindi non è proprio piccolo piccolo. Va bene, come sempre, ragazze, buona creatività a tutte. Ciao!